Ferrari, Leclerc avvicina Verstappen sulle dure. 6 gradi, risultati dei due test Bahrain. Roma e Guanyu Zhou a chiudere in prima posizione la seconda giornata di test di F1 in Bahrain, un risultato che non deve stupire più di tanto. Visto che il tempo di 1:31.610 è stato ottenuto con la mescola più morbida, che non sarà disponibile il prossimo weekend. In gara. Alle sue spalle, a 40 millesimi di distacco, Max Verstappen, che ha messo in mostra ancora una Red Bull che in questi primi scampoli di stagione pare inarrivabile. Ma ci si può avvicinare, è quanto dimostrato dalla Ferrari, con Charles Leclerc. Che, dopo una prima parte di pomeriggio travagliata con la mescola C3, con problemi di sottosterzo e ancora un posteriore nervoso, ha cambiato totalmente marcia con la C1, la mescola più dura, stampando una serie di giri su tempi molto simili a quelli dell'olandese. La tabella dei tempi lo vede ottavo a più 1:115. Sesto, a più 0:876, invece, Carlos Sainz, che come ieri ha girato il mattino la classifica dei tempi, terzo tempo di giornata realizzato da Fernando Alonso. Davanti a un sorprendente Nick De Vries 154, ovvero grosso modo due gran premi. I giri completati da Logan Sargeant su Williams, mentre la Mercedes ha chiuso la giornata con un grosso punto di domanda. Legato al problema idraulico che ha fermato George Russell, 13°, con Lewis Hamilton 15°. Guanyu Zhou, Alfa Romeo, 1:31.610 Max Verstappen, Red Bull, più 0:040 Fernando Alonso, Aston Martin, più 0:595 Nick De Vries, Alfa Tauri, più 0:612 Nico Hülkenberg, Haas, più 0:856 Carlos Sainz, Ferrari, più 0:876 Logan Sargeant, Williams, più 0:939 Charles Leclerc, Ferrari, più 1:115 Oscar Piastri, McLaren, più 1:565 Pierre Gasly, Alpine, più 1:576 Kevin Magnussen, Haas, più 1:832 Esteban Ocon, Alpine, più 1:880 George Russell, Mercedes, più 2:044 Sergio Perez, Red Bull, più 2:141 Lewis Hamilton, Mercedes, più 2:344 Lando Norris, McLaren, più 3:912 Yuki Tsunoda, Alfa Tauri, più 4:098.